Buongiorno cari amici di Radio No Frontiere, siamo qui a Ercolano per la rubrica appunto Ercolano. Abbiamo con noi l'assessore alle pari opportunità del comune di Ercolano, Claudia Improta. Buongiorno assessore. Allora, siamo qui con l'assessore e quindi il tema principale sono chiaramente le pari opportunità e vediamo un attimino qual era la situazione che l'assessore ha trovato prima del suo insediamento e oggi che panorama troviamo a riguardo nel comune e nella cittadina di Ercolano. Ercolano è una città sicuramente molto complessa dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista strutturale, e le problematiche che sono state riscontrate dal nostro insediamento, quindi dall'insediamento di tutta l'amministrazione, sono state molto complesse. Tutt'oggi stiamo cercando di portare avanti quelle che sono iniziative per migliorare il livello occupazionale anche al femminile. Tant'è vero che all'interno di quello che è l'inaugurazione dello sportello antiviolenza avvenuto lo scorso marzo, sono state stanziate anche delle borse lavoro, 8 borse lavoro nello specifico, proprio per dare la possibilità alle donne che sono quindi utenti dello stesso centro antiviolenza, la possibilità loro di entrare e quindi migliorare il mondo, la loro condizione di vita e quindi anche le loro prospettive lavorative. Così come si è inaugurata la ludoteca comunale proprio per dare modo alle mamme che lavorano di portare i loro bambini in questa struttura e quindi per dare un miglior accesso a quelle che sono le attività lavorative. Benissimo, allora praticamente le donne quindi si stanno un attimino rientrando in quella che era l'uguaglianza che un tempo non era riconosciuta. Adesso vogliamo un attimino conoscere il personaggio Claudia, perché come sapete cari amici di Radio No Frontiere, in Parola Libertà noi facciamo delle interviste che non sono politiche, andiamo a 360 gradi a conoscere il personaggio. Ecco, assessore, lei è un tecnico, quindi questa sua candidatura all'assessorato, come la presa l'aspettava, è stata contenta, era una sua ambizione da bambina? No, assolutamente non era una mia ambizione, non ho mai pensato di poter ricoprire questo ruolo. Sicuramente sono stata contentissima nel momento in cui il partito che oggi rappresento ha espresso il mio nome, quindi assolutamente un'esperienza che sto cercando di portare avanti nel migliore dei modi, con il massimo impegno, e ringrazio il sindaco che ogni giorno mi dà costanti opportunità di poter lavorare in questa amministrazione su questo territorio, quindi è veramente un'esperienza unica. Benissimo, adesso vorremmo conoscere un attimino la situazione nel momento in cui l'assessore ha preso possesso, che situazione ha trovato e quali progetti intende attuare per le strategie del futuro per Ercolano. Come dicevo prima, Ercolano è una città molto complessa. Pensi che parliamo di una città con circa 60.000 abitanti e con percentuali di disoccupazione non solo giovanile molto alte, tanto è vero che si parla del 70% di disoccupazione. Quelle che sono le strategie che vorremmo mettere in campo e che stiamo cercando comunque di attuare anche nel breve tempo è creare dei corsi di formazione per non solo i giovani, quindi per quelli che, dove arrivano già dei bandi regionali, cosiddette garanzie giovani, ma anche per coloro che hanno un'età più adulti che sono spesso messi da parte. Assolutamente, esatto. E proprio quindi ripartire sicuramente dai giovani, ma andare a riconsiderare e considerare anche le persone più adulte. Saranno pertanto, spero al più presto, attivati questi corsi di formazione, insieme anche a dei percorsi con delle APL, quindi le agenzie per il lavoro, così come delle agenzie di somministrazione. Si partirà quindi dalla semplice stesura del curriculum vitae, che molto spesso si pensi sia una cosa molto semplice, invece non lo è assolutamente. Ci sono anche lì delle strategie da dover applicare per rendere un curriculum più competitivo rispetto ad un altro. Ci saranno dei corsi con degli HR del settore, quindi delle simulazioni di colloquio con gli stessi, proprio per dare delle opportunità a tutti di poter entrare nel mondo del lavoro nel miglior modo possibile. Non si trova lavoro, ma si cerca di orientare queste persone per incanalarle nel mondo lavorativo.
Sì, è proprio questo il problema dell'Italia, cioè per anni ognuno si richiedeva ognuno di essere già formato, quando in realtà la formazione è alla base della persona e se non hai una formazione non puoi spenderla. Adesso volevo sapere dall'assessore cosa ne pensa di una polemica che è sorta un attimino poco tempo fa, cioè in alcune regioni, riferisco alla regione Emilia Romagna, addirittura il comune o la regione hanno decretato una legge secondo cui gli immigrati per regolarizzarli avranno degli incentivi per aprire le attività addirittura di 20.000 euro. Questo ha creato disagio nella popolazione bolognese perché chiaramente chi è adulto e ha perso il lavoro si trova, tra virgolette, per strada. Ecco, come fare, qual è, diciamo, l'idea dell'assessore per un attimino equilibrare, perché sono due umori diversi, siamo nell'Europa ma dobbiamo anche tutelare i cittadini italiani e, diciamo, fare delle politiche equiparate o senza discriminazioni, al contrario, perché a questo punto sembra quasi che gli italiani vengano messi da parte e comparire su questo argomento. Assolutamente, gli italiani non sono messi da parte, tantomeno i cittadini ercolanesi che sono sempre tutelati dall'amministrazione non solo. Noi sul territorio ercolanese abbiamo già delle strutture che accolgono degli immigrati, abbiamo fatto un accordo con la prefettura un po' di tempo fa proprio per cercare di includere questi immigrati, queste persone che hanno delle esperienze di vita disagiate, disastrate, quindi abbiamo creato questo protocollo d'intesa proprio per includerle all'interno di quella che è la vita cittadina ercolanese. Sono attive all'interno delle ASL, quelli che sono degli sportelli per far sì che queste persone abbiano le cure adeguate, così come i cittadini ercolanesi e come tutti i cittadini. Quindi sicuramente un italiano, un cittadino ercolanese può dire ma io non ho lavoro, mi arrivano questi soggetti e sono regolarizzati, noi invece per una casa siamo diventati stranieri. Assolutamente, assolutamente, noi dobbiamo capire, dobbiamo entrare nell'ottica che facciamo parte di una comunità europea, dobbiamo capire che siamo parte di una comunità e dobbiamo includere soprattutto persone che hanno avuto ed hanno delle vite che hanno segnato veramente, hanno delle ferite indelebili nel loro cuore, quindi dobbiamo assolutamente accogliere queste persone e cercare di includere nella vita cittadina al meglio. Benissimo, allora l'assessore, oltre alle pari opportunità, ha anche delle deleghe per quanto riguarda le attività scolastiche, le politiche giovanili. Ecco, in quest'ambito volevo sapere se c'è un progetto che lei ha a cuore, che magari è di difficile attuazione, ma che lei vede come una stella che potrebbe brillare all'occhio della gente. Sì, i progetti ce ne sarebbero tanti, ce ne sono tanti, purtroppo noi affrontiamo un bilancio comunale che è anch'esso un po' disastrato per l'eredità magari del passato. Assolutamente, assolutamente. Noi stiamo cercando di portare avanti quelli che sono delle iniziative prima di tutto per l'infanzia. Saranno attivati sicuramente entro il 2016 degli asili nido, quindi si darà la possibilità a tutta la cittadinanza ercolanese di poter usufruire questi asili nido che sono comunali, quindi ci saranno delle categorie, delle fasce che saranno ovviamente esentate dal pagamento in base a quello che è il reddito ISE e si darà quindi modo e possibilità ad accesso nelle scuole già quindi dall'infanzia, a partire dall'infanzia, a tutti i bambini in modo da garantire, come quindi ricollegandomi anche al concetto di prima, per garantire alle mamme di poter andare a lavorare, per poter garantire anche quella che è una condizione di integrazione all'interno delle strutture scolastiche dei bambini già dall'infanzia, così come vorremmo attivare dei servizi pre-post-scuola, non solo quindi dalle elementari ma anche alle medie, permettendo quindi anche in questo modo di poter creare una maggiore capacità, quindi una maggiore possibilità alle donne, agli uomini, ai papà, quindi alle mamme, di poter far stare i loro bambini all'interno di quelle che sono le strutture scolastiche e non avere il cosiddetto pensiero di dove lasciare questi bambini, quindi creare dei percorsi ad hoc per questi bambini all'interno delle strutture scolastiche. Benissimo, adesso
un attimino dare spazio all'attività extrascolastica con attività di disegno, teatro, per appunto garantire un tempo prolungato e la possibilità anche oltre l'anno scolastico di appunto impegnare i bambini per evitare un attimino la problematica di saper gestire nei periodi estivi. Ecco, come Colano si pone rispetto a questa direttiva del ministro Giannini, o magari può darsi che l'assessore Ricota l'aveva già applicata di suo. Sì, sono delle bellissime iniziative che noi veramente accogliamo a braccia aperte. Promuovere il linguaggio e la cultura dello spettacolo, del teatro, del cinema all'interno delle scuole non fa che comunque allargare quelle che sono gli spiriti dei giovani, dei bambini, a quello che è comunque un incentivo alla cultura. Noi come Colano, essendo candidati a città capitale della cultura, non possiamo che accogliere positivamente queste iniziative. Basti pensare quindi che questo protocollo siglato dai due ministri all'istruzione e beni culturali ci fa capire come quindi la scuola è sempre più vicina alla cultura e quindi come i ragazzi, come i giovani non devono essere soltanto spettatori, così come si va al cinema, al teatro, quindi sono semplicemente degli spettatori che restano lì ad assistere a quelli che sono gli spettacoli, ma devono essere i veri protagonisti. Loro devono capire che si può fare tanto, devono capire che devono comunque iniziare quello che è il loro percorso di vita e lo si può iniziare tranquillamente dalle arti. La cultura deve essere quello che è il loro sprono per poter andare avanti, dobbiamo puntare appunto su questo. Appunto, e a proposito di cultura volevo un parere dall'assessore. Cosa ne pensi su questa idea che magari potrebbe essere interessante, cioè chiaramente nell'attività scolastica fare anche da guida magari ecco per eventi culturali, per mostre nuove, cioè di poter interagire con gli istituti scolastici per convogliare magari i bambini sull'aspirazione di mostre e non come soggetto di una semplice passeggiata magari per gli scavi o qualcosa di una mostra che sta andando. Cioè, le attività didattiche sono gestite chiaramente dal direttore didattico, però questa sinergia comune scuole come la vede lei, come potrebbe diciamo, svilupparsi? Io mi sento di poter dire che noi come amministrazione collaboriamo molto e siamo molto attivi all'interno di quella che è la vita scolastica. Costantemente abbiamo degli incontri con i dirigenti scolastici proprio per capire quali sono le esigenze e le peculiarità di una scuola, di quelle che sono le esigenze quindi dei bambini. Tanto è vero che sono stati stanziati dei fondi per poter ristrutturare al meglio delle scuole, per rendere quindi conto ai bambini che per noi la scuola sta a cuore e soprattutto che la scuola è il loro primo punto sicuro. Quindi assolutamente i bambini devono sempre di più essere partecipi in quella che è la vita cittadina, tanto è vero che poco tempo fa abbiamo anche iniziato con alcune strutture scolastiche quello che è il cosiddetto Consiglio Comunale dei Bambini, dove i bambini ci esprimevano a me, al sindaco, ai consiglieri le loro esigenze e devo dire che sono degli attenti osservatori, sanno osservare i punti della città anche con un occhio molto critico, quindi talvolta certo. Fanno più paura fanno delle domande più fuggenti e attente, quindi diciamo questo fa piacere perché il bambino non deve essere trattato da bambino ma da bambino. No, ma poi bisogna essere anche attenti alle risposte che si danno, perché dire secondo la legge tizio, secondo i bambini non vogliono queste risposte, vogliono capire, vogliono risposte concrete, vogliono le giostrine, vogliono i parchi aperti, vogliono poter uscire con la bicicletta e sentirsi sicuri per la città, vogliono queste risposte e noi stiamo cercando veramente di fare al meglio per poter consentire loro tutte queste possibilità. Benissimo, adesso concludiamo con l'ultima domanda e chiediamo all'assessore di spiegarci magari oppure di riferirci qualcosa che in realtà lei voleva dire ma non l'hanno mai posta la domanda. Si è fatta mai questa questione, cioè molte volte i nostri cari colleghi per direttive che sono editoriali fanno delle domande tecniche, noi vogliamo anche diciamo parere in generale che sia personale, politico, ambientale, turistico, qualche domanda o qualcosa che lei avrebbe voluto dire e mai è stato chiesto. No, devo essere sincera, no, non ho mai avuto ecco,
la voglia di poter dire, perché sono sempre stata, ho sempre affrontato le interviste così come vivo la vita cittadina con molta serietà, quindi ho sempre detto ciò che bisogna dire, bisogna funzionare agli occhi dei cittadini, quindi assolutamente, ecco, sicuramente quello che mi sta a cuore è far ripartire questa città, far ripartire questa città dai cittadini, far capire che comunque è una città turistica, quindi bisogna puntare soprattutto sui turisti, quindi forse quello che vorrei lanciare è dare ai cittadini una maggiore attenzione a quella che è la nostra città, perché Ercolano ha tante qualità, tante caratteristiche, è veramente una città unica, quindi dobbiamo veramente custodirla e dobbiamo essere noi stessi per primi ad amare la nostra città, perché è veramente una città unica. Io quando passeggio, ecco, per strada, e capita spesso che vado nel parco di Villa Favorita che abbiamo inaugurato poco tempo fa, mi rendo conto che è veramente unica, cioè ci sono poche città che hanno delle bellezze, sì, come la Campania, uniche. Noi abbiamo degli scavi archeologici che affacciano sul mare, cioè c'è poco da dire, veramente dobbiamo solamente amare la nostra città, perché è da lì che possiamo ripartire, amandola. Allora ringraziamo l'assessore Claudia Improta delle varie opportunità e gli facciamo i complimenti perché la sua solarità e la sua voglia di fare emersa in questa intervista, e facciamo chiaramente gli auguri a tutto l'assessorato e al comune perché si sta muovendo con grande tempismo e volontà di fare delle cose. Grazie. Va bene, per la sezione Parole e Libertà, rubrica di Ercolano, è tutto da Federico Mancini, ci aggiorniamo per le prossime esterne. Grazie.